PJ. Abbiamo preso PJ Longa Pillar. Intanto vi faccio vedere questa qui. Non so se conoscete Cuphead, però da qui sopra ci si può bere. E poi abbiamo trovato PJ Longa Pillar. Oh, quanto è grosso! Ma perché è così talmente lungo che è un imbananito? È tutto imbananito. Ma passa attraverso i muri. Ma che cos'è? Un PJ che attraversa questi corridoi fa paurissima. Lo potete vedere dall'inizio del corridoio fino alla fine. E finalmente possiamo andare in una delle zone che ci eravamo dimenticati praticamente. Possiamo usare il teleport perché hanno aggiornato una zona. Se andiamo nell'atrio, c'era questa zona. Dov'è? Qui c'era la zona del divertimento. Qui c'era i camerini dove abbiamo sconfitto il bullo. Qui invece c'era il corridoio per andare nella fabbrica di Huggy Wuggy. Qui c'era l'elettricità. Qui c'era la zona di test e qui c'era la caffetteria. Ma oggi dobbiamo andare nella zona dimenticata dove non c'era quasi nulla, che per mesi ci siamo dimenticati e non hanno mai aggiornato. Potere al futuro! Manina verde! Lasciate un bel mi piace con la manina verde. Tra l'altro stiamo continuando il grab pack. Questa parte dovrebbe diventare tutta gialla e poi sarà quasi finito. Entriamo dentro elettricità. Che cosa ci aspetterà? Non lo so. Una mamma tutta elettrica. Una mamma super saiyan. No, quella l'avevamo già trovata, era lì dentro. Dobbiamo cercare qua dentro. Eccola. Era qui che stavo cercando la chiave inglese. Stavo cercando la chiave con questo accento bellino. Tutto da Daddy Long Legs. Daddy Long Legs. Con la chiave io ti aggiusterò. Andiamo nei camerini perché c'è un armadietto che non funziona troppo bene. Qui avevamo trovato PJ Robot. Qui avevamo sconfitto il bullo. Ma adesso questa chiave inglese. Qui c'era anche un'altra morph. Ma a cosa ci serve questa chiave inglese? Questo poster è molto sospetto, perché l'ultima volta non mi ricordo se c'era. Guardate. Che ora è? È ora di playtime. Sì, certo. E allora noi prendiamo una bella rincorsa e... Woohoo! Oh, oh, c'è qualcosa. Ci sono dei laser. Se provasse ad attraversare questo laser, penso che verrei tutto sbruciacchiato. Ma abbiamo una chiave inglese e possiamo spegnere tutti i laser e prendere il nostro tanto amato diamante di Minecraft. Questo è il diamante più grande che si sia mai visto. Siamo diventati dei ladri. Dei ladri. Forse diventeremo ladro long legs. Proviamo a prenderlo. Cos'è? Sembra tutto ingobbito come quello dei Minion. Sembra Gru, quello di cattivissimo me. Eccolo. È Gru, quello di cattivissimo me. Oh mamma, che naso. È Mami Long Naso. Che nasone c'ha? Oh mamma mia! Cattivissimo! Ci potrà passare? Ecco perché era intrappolato. Non può passarci! Aspettate, perché ho visto delle abilità strane. Ridiventiamo di nuovo Gru. E ho visto che c'era scritto Q ed E. Che voi magari da telefono avrete altri tasti. Ma cos'è Q? No! Alza una gamba! Oh, c'è la pistola! È un criminale, è cattivissimo! Cosa c'è dentro la pistola? Eh? Cosa spari? Spari like, sparate un mi piace così, con l'indice fate puh e mettete un bel mi piace. Adesso andremo a minacciare tutte le mamme long legs che non ci vogliono dare le morph perché sono nascostissime, ne dobbiamo trovare ancora un sacco oggi. E a proposito di mamme, sapete che anche Bunzo Bunny ha una mamma? Dobbiamo ritornare alla... Oh! Aspetta, posso prendere a calci gli altri giocatori? Posso prendere a calci? Sì! Brutto! Via, sono cattivissimo me! Basta, basta! Questa volta ci faremo aiutare dal radar, perché finalmente a Bunzo Bunny hanno aggiornato qualcosa. Vedete, si può intravedere qualcosa. Hanno aperto il box. Forse posso aprirla da qua. Sì! Forse ci serve l'aiuto di due giocatori. Oh, qui una volta si poteva andare senza dover far tutto il giro. Va bene, allora entriamo di qua. Perché hanno aggiunto, ve l'ho detto, a proposito di mamme, ci hanno dato una mamma che ci preparerà il caffè e latte. Non dovrò più prepararmelo io da solo. Qui hanno aggiunto una bella ricarica per il nostro Fuzzwatch. Forse ci darà qualcosa. Ciao omino super realistico. Te, gli occhiali sono un po' grandi, ma qui hanno aggiunto Mammy Bunzo Bunny. Ve l'ho detto che c'aveva una mamma anche lui. E sempre il musical memory. Dobbiamo rientrare dentro questa stanza perché guardate che cosa c'è. Abbiamo preso sì Mammy Bunzo, che la proviamo subito. Eccola, la mamma di Bunzo Bunny. Ciao, vuoi essere mia figlia? Anche se sembri una professoressa cattiva con quegli occhiali lì e con quei capelli. Sembra tantissimo una professoressa. Vuoi che ti apro? Ti apro io. Devi aprire. Devi schiacciare qua. Ti fa
faccio da mamma. Figliola, dovresti aprire la porticina. Ti aiuto io. Torno mamma Loki. Brava, adesso ti ho aperto. Ora devi andare qui. Vai, devi andare lì, brava. Ti riapro di nuovo. Bravissima. Stavamo dicendo, prima che diventassi una mamma, partorissi e avessi un pancione di 900 kg. Qui c'è un'altra stanza. Oh, ma questo è un mini aghiwaghi rosso e ci dice premi il bottone. Premi il bottone. Va bene, ti premo. Cosa c'è qui dentro? C'è niente. Oh, abbiamo trovato una statuetta. Che cos'è? Abbiamo preso una statuetta. Mommy Long Legs dorata. Questa è costosissima, varrà un sacco. Proviamola subito. Ecco Mommy Long Legs dora. Oh. Se prima avevo paura che nessuno mi notasse, adesso posso stare benissimo al centro dell'attenzione. Con questa è impossibile non vederla. Ma sta diventando sempre più... Ah! Sempre più luminoso. Aiuta! Ma in quest'altra stanza, siamo sempre nel Musical Memory, dove abbiamo trovato Mammy, c'è una nuova fabbrica. Qui dove c'erano tutti i giocattoli che erano stati mandati indietro perché erano difettosi, oppure uccidevano i bambini per sbaglio. Sì, certo, per sbaglio. Cos'è? Una videocassetta. Abbiamo preso una videocassetta. Forse ho capito che cosa serve questa videocassetta. Proviamo a tenerla in mano. Non ci dice niente di speciale. È solo una videocassetta. Ma forse noi sappiamo dove inserirla. Qui posso aprire delle cose. Oh, c'è un'ape. Dite che è Catby. E invece quest'altro cosa apre? Oh, questo qui è lo smistamento. Quindi possiamo andare dentro lo smistamento. Invece quell'altro c'è scritto qualcos'altro. Adesso andiamo a vedere. Questa qui è un'ape. Cosa ci dobbiamo fare con l'ape? È un'ape gigante. Non lo so, ma qui sotto non ci possiamo passare. Quindi dobbiamo trovare un modo un po' ingegnoso. Dobbiamo far lavorare i marchingegni che abbiamo nel cervellino. Aiuto, si è chiusa la porta. Dobbiamo tenerla aperta perché... Ok, si è appena chiusa. Ecco, quella che ci serve a noi è questa qui viola. Si chiama elettricità. E abbiamo preso... Ma questo ce l'abbiamo già. E con quest'ape che cosa ci posso fare? Però questa zona è quella del trailer. È quella nuova. Quindi dove si può andare qua? Si può andare dietro il poster? Oh, c'è qualcosa al di là del muro. Vedete, c'è scritto inserisci il film. Forse non dovremmo inserirlo di qua, ma noi ci proviamo lo stesso. Prendiamo la cassetta e guardiamoci il film. Cos'è? È Pibby. È Pibby, un nuovo cartone. Imparando con Pibby. Cosa succede? Oh, quello è il glitch. È il glitch dei cartoni animati che la starà per mangiare. Pibby scappa. Non puoi combatterlo, è fortissimo. Oh, abbiamo preso Mommy Long Legs su Pibby. Ma sicuramente non dovevamo inserirlo da qua al filmato. Abbiamo un po' hackerato la mappa. Dato che Pibby combatte contro un hacker dei cartoni, noi abbiamo hackerato un videogioco. Benissimo, ora dobbiamo capire cosa fare con quest'ape, ma non credo ci serva per le nuove skin. Caro amico Huggy, adesso ciao ciao! Andiamo col trenino perché mi avete finalmente detto dov'è la zona del trenino. Io lo stavo cercando da tanto tempo, meno male che hanno messo questa cavalcatura qui del trenino. Non oltrepassare, solo lo staff e noi siamo lo staff. Questa è la zona giusta. Non oltrepassare, solo staff, noi siamo dello staff. Ci sono degli aghi al lavoro qui dentro, eh. Possiamo passare col trenino in mezzo alle porte? Sì! Questo qui è un po' un labirinto, ci stiamo perdendo un attimino. Non so dove devo andare. Ok, abbiamo trovato la zona. È questa, in questo corridoio tutto buio. Qui dovrei... Oh, questo vuole una banana. No, il Minion. Sono il tuo capo, Minion. Ti ordino di andarmi a trovare tutte le skin. Oh, questo non l'avevamo preso, Pikachu Huggy. Ma non siamo qui per questo. Dobbiamo aprire questa porta perché... Dov'è? Dovrebbe essere qui da qualche parte il trenino. Oh, qua abbiamo trovato qualcosa. Che cos'è? È un aghiwaghi giocattolo. Sì! Aghiwaghi rotto. Tutte queste cose ci serviranno poi per sbloccare nuove skin. Abbiamo preso anche Sara. Ma io adesso, prima di andare a prendere il trenino, voglio diventare aghiwaghi rotto. Tutto robotico. Sembra quasi prototipo. Se al posto della mano rossa del grabbag che gli avessero messo la mano di prototipo. Entriamo qui dentro perché dovrebbe... Doveva essere qui dentro. Dov'è? Doveva esserci. Qui il play care. Hanno aggiunto... Che cos'è? Un mini aghiwaghi. Un mini aghiwaghi rosso. Si può andare veramente dentro il trenino? Il capitolo 3. Può partire il treno? No. Il treno parte. Ma noi eravamo qui per prendere il trenino.
Dov'è il trenino? Per questo vi volevo dire che se abbiamo Huggy Wuggy rotto, vedete, solo lui col suo occhio bionico riesce ad aprire questa serratura, questo sistema di sicurezza, e dentro questa stanza possiamo prendere il trenino. Ehi, perché non posso prenderlo? Non posso prendere il trenino. Huggy Wuggy è tutto rotto. Mi si è rotto il trenino, perché non posso prenderlo? Non posso prenderlo, perché? Oh, così con le manine. Prendilo così, ti prego, prendilo. E con la R? Oh, cosa fa? Si spegne. Spento. Acceso? Spento. Acceso? Spento. Vabbè, non possiamo prendere il trenino. Oggi è un episodio un po' lunghino. Vado a prendere tutte quelle che non ho preso in passato. Facciamo partire il treno. Giù giù. Ah no, scusa, no, non parte il treno. Non è partito. Beh, lo faranno partire prima o poi questo trenino. Ma adesso torniamo alla Game Station e ci andremo col trenino che non ci ha fatto prendere il gioco. Nella Game Station, se noi andiamo nel corridoio principale dove eravamo stati prima, adesso mi ricordo dove era Pibby. Pibby era proprio qui a sinistra, nella zona nuova dove c'era Long PJ, il cagnolino tutto molto lungo bruco. Proprio lì, lo stiamo schiaffeggiando sui suoi piedini. Qui a sinistra c'era la cassetta. Era qui che dovevamo vedere Pibby. Ma qui, se vi ricordate, c'era anche questo. E finalmente possiamo mettere l'ape al suo posto. Così potrei fare tutto il miele e faremo delle buone colazioni. E abbiamo preso Mommy Long Legs insetto. Eccola! È tutta verde! Ma che cos'è? Brutta! Però può volare, è carina, gli sbatticchiano le ali. È tutta insettoide, gli staccherei tutte le braccina. Ma adesso dovremo aggiustare questi due tunnel. Vedete, c'è un cartellino con scritto rotto, aggiusta. Ma non possiamo premerli, vedete? Non possiamo premerli. Quindi dovremo trovare un modo per aggiustarli. E io so come fare. Dobbiamo ritornare indietro. Usiamo il nostro cagnolino tutto brucherellone. Apriamo qui e ora a pettina. No, la pettina schifo. No, usiamo il trenino che l'abbiamo appena preso. Ciu ciu! Apriamo qui di nuovo la Game Station. Ah! Aria di vapore di treno. Che buono. Torniamo a statue. E a statue, nella zona di PJ, usiamo PJ qui a questo punto. Apriamo questa zona qui. Ora, questa zona mi ha fatto un po' impazzire l'ultima volta, perché questo parkour è abbastanza difficilino, soprattutto se ci sono altri giocatori. E ora parkour, sperando che loro non si mettano in mezzo. O che io riesca a salire delle scale semplicissime. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ora possiamo correre, sì! Finalmente ce l'ho fatta! Perché prima io non potevo correre. Ora dobbiamo andare su questo tubicino qui. Finalmente hanno rimesso la possibilità di arrampicarci su questo tubo. E qui dentro c'è qualcosa. Questa qui è la stanza da dove Mommy Long Legs in Poppy Playtime capitolo 2 ci osservava mentre noi combattevamo proprio contro lui, contro quella schifosa di PJ. Oh, c'è un nuovo poster! C'è Catby! Nessuno è perfetto. Sì, te stesso, con un gioco di parole inglese. Ma tenete la nostra compagnia al sicuro. I segreti sono promesse, dice Boogiebot. I segreti di bambini che vengono uccisi. Qui dovremmo trovare un dischetto. Che l'hanno messo proprio qui. E se lo inseriamo all'interno di questo sistema, dovremmo forse poter riparare quei due grab pack lì. Cos'è sto rumore? Si è acceso Windows. Abbiamo tenuto Mommy Long Legs computer. Ma io ho visto qua dentro una scatola. Vediamo se il nostro radar ci dice qualcosa. Oh, vedete, c'è un Piggy. Abbiamo preso... No, è George. Cos'è, il marito di Piggy? Non lo so. Va bene. Proviamo subito queste due nuove morph. Abbiamo sbloccato il computer. Io pensavo fosse un post-it. È un computer gigante. Che gambe ha? Gambe computeresche. Un computer. C'è dentro tutti i circuiti. Bello, questo mi è piaciuto. Possiamo hackerare per rubare tutti i Robux alla fabbrica di Poppy Playtime, forse. E questa cos'è? Una cassaforte? O un altoparlante? Se ci interagisco? Cos'è esploso? C'è dentro dell'oro! Mommy Long Legs ricca! Queste non erano di questo aggiornamento, sono vecchiotte. Però già che c'eravamo, le facciamo vedere per tutti quelli che non le hanno prese. Mommy Long Legs computer invece era nuova. Ma ora che abbiamo reso sicura la nostra fabbrica, ci possiamo ritrasportare in caffetteria, perché io sto ancora finendo il mio latte. Andiamo in caffetteria perché voglio dei cereali. Dei cereali di pancetta. Sì, avete capito bene. Dei cereali di pancetta, non di fiocchi d'avena, non di cioccolato, non di Gran Turco. Vogliamo i cereali al
bacon. Abbiamo... Ma perché? Perché mangiano ste cose? L'altra volta abbiamo dovuto fare un hamburger con i canditi, con le caramelle gommose zuccherine. Un hamburger, ma poi con la carne. E qui possiamo prendere i bacon flakes. Oh, yum! E si è mangiato una bella scorpacciata di latte e bacon. Questa era nuova, quindi proviamola subito. Non dovrebbe essere bellissima, è solamente Mummy Long Legs Bacon. Il 99% dei profili di Roblox è così, wow. Ci manca solo Mummy Marionetta, che è questa qui, è nuova. E poi le abbiamo sbloccate tutte. Se andiamo nella Game Station, io sospettavo, perché era l'unico posto dove non avevano aggiunto nulla. Nel Wagga Wagga, effettivamente, vi ricordate che questi Huggy Wuggy erano comandati con dei fili, venivano tirati quando stavano per mangiare i bambini, se avete visto Poppy Playtime capitolo 2. Quindi ho detto, l'unica cosa che c'entra con una marionetta può essere questa zona. Ed effettivamente qui c'è un pezzo di legno che va tutto tagliato con la sega, ma non so dove sia la sega. Ecco, indovinate dov'era? Stavo avendo un momento di paura. Qui c'è la tavola da lavoro, vedete? Vi serve la sega. Ma se noi andiamo qua sopra, io pensavo fossi in un'altra zona. Bisogna semplicemente salire qua sopra e la motosega è qui dietro nascosta. Cioè, io non posso crederci. Adesso faremo, intaglieremo la nostra Mami, è cambiata, è diventata una statuetta. Abbiamo preso Mummy Long Legs marionetta di legno. Trovata, l'abbiamo presa. Faccio quello che volete. Volete che lasci un mi piace? Alzerò la mano per lasciare un mi piace. Un saluto da Loki, mi mancherete tantissimo. Al prossimo morph, ciao.